un'occasione unica per costruire insieme il futuro dell'Europa e avvicinare i cittadini alle sue istituzioni. Expo 2015 rappresenta questo per l'Unione Europea. Il suo padiglione ospiterà oltre 200 eventi nei 6 mesi, soprattutto di natura scientifica, con esperti da tutto il mondo. David Wilkinson, commissario generale per la partecipazione dell'Unione Europea Expo, sottolinea l'importanza del tema Nutrire il pianeta, energia per la vita. Questa opportunità di avere un dibattito a livello globale e una volta per una vita non esiste altre possibilità di avere tutti i partecipanti, perché con 145 diversi paesi che partecipano avremo rappresentato 95% della popolazione del mondo, e questa è la cosa importante di indicare al mondo che Italia e Europa insieme lavorando su questo tema importantissimo per il futuro del mondo. Un modello di impresa sostenibile, una proposta di sviluppo rispettoso e solidale sull'agricoltura sociale e sulla cooperazione internazionale. Sono alcuni dei pilastri della visione delle ACLI che verranno riproposti nell'ambito di Expo 2015 negli spazi di Cascina Triulza, il padiglione della società civile. Silvio Zigliotto, responsabile formazioni delle ACLI milanesi, racconta così alcune delle iniziative in programma nel corso dei 6 mesi di esposizione, con particolare riguardo alle attività formative. Chiuderemo il nostro corso di geopolitica all'ottava edizione, avremo poi un seminario di studi che si terrà a giugno. Nel frattempo parleremo degli obiettivi del millennio post 2015 alla fine di agosto, ospiteremo il Labor Film Festival, che è un'altra nostra iniziativa. Il calendario di iniziative per le ACLI però non si sviluppa solo nel semestre espositivo. Un importante programma di incontri, oltre 70, è partito a febbraio per svilupparsi ben oltre la fine di Expo. Milano dà il benvenuto all'Expo, ormai alle porte, con la mostra più importante mai realizzata in Italia dedicata a Leonardo da Vinci. L'esposizione a Palazzo Reale, dal 16 aprile al 19 luglio, regala nei mesi centrali dell'Expo un viaggio attraverso il genio di Leonardo. Frutto di un intenso lavoro di 5 anni, la mostra è unica nel suo genere per la quantità e la qualità delle opere, oltre 200 fra manoscritti, disegni, dipinti, prestati eccezionalmente da centinaia di istituzioni e grandi musei come Louvre, National Gallery of Art di Washington, Musei Vaticani. Una rete diplomatica culturale che ha permesso di raccogliere capolavori come l'Annunciazione, la Belle Ferronieri, San Giovanni Battista, San Girolamo e 38 disegni del Codice Atlantico. Non di solo pane è il titolo del padiglione della Santa Sede all'Expo. Per realizzarlo, 3 milioni di euro versati, 1 milione l'uno, dal Vaticano, dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Diocesi di Milano. Stile sobrio, quasi minimale, come spiega il cardinale Gianfranco Ravasi, commissario vaticano per l'Expo. La scelta del passato era quella anche di mostrare la grandezza dell'eredità cristiana dal punto di vista storico-artistico. Pensiamo che cosa significhino i secoli con la storia dell'arte, che ha prodotto quasi ininterrottamente un dialogo col mondo dei simboli, delle figure, delle narrazioni bibliche, dei temi religiosi. La bellezza, la creatività e la tecnologia. Nella settimana del design, TIM presenta, nello spazio TIM for Expo interiennale, la mostra Milano Galleria. 4 progetti, affidati ad altrettanti designer, per raccontare l'identità della città di Expo, partendo da una lampada speciale sviluppata da Ganfratesi, come spiega il curatore Marco San Micheli. Nel caso della formazione, con una lampada che illumina e proietta, riscrivendo la relazione all'interno di un'aula didattica, con la musica insieme a Marco De Sia attraverso uno strumento che condensa 3 funzioni in un unico oggetto: l'illuminazione ambientale, la ripetizione di segnale wifi e uno speaker altoparlante. Nel caso degli Zaven, con l'arte abbiamo reinventato un'idea di audioguida dove, attraverso la tecnologia dei beacon, un device portatile racconta la storia di una mostra. Infine, con Odoardo Fioravanti, una famiglia di intelligenze prova a pensare e ripensare la sicurezza sul lavoro.
Si intitola Energy for Creativity, la mostra allestita all'Università degli Studi di Milano in occasione del Salone del Mobile, appuntamento tradizionale che quest'anno fa da apripista Expo 2015 e sviluppa il tema Energia per la vita in chiave progettuale, urbanistica e architettonica. Allestita in tre location, Via Festa del Perdono, sede dell'Università degli Studi, l'Orto Botanico di Brera e l'Audi City Lab, la mostra di interni coinvolge progettisti di fama internazionale. Si apre il 13 aprile e continua nel mese di maggio, in coincidenza con il primo mese dell'esposizione universale.